appoggia e poi Okafor si divora il 3-1, 96-20, Sommer sente che forse c'è un'ultima possibilità, ma non è così, vince il Milan, spezza la maledizione del derby, dopo 6 derby persi, Gabbi è più felice di tutti, perché l'ha risolta lui, quanto a Fonseca e al suo senso di felicità, beh, non siamo così distanti, perché era in un angolo complicato, ha messo coraggio, cuore, scelte che sembravano impensabili solo poche ore fa, e alla fine ha avuto ragione lui. Inzaghi si congratula con il suo avversario. Siamo riusciti a far risorgere i morti. Siamo riusciti a far risorgere i morti. E vi dico anche un'altra cosa. Hanno anche meritato. Hanno anche meritato sto derby. E voglio vedere chi dice il contrario. Voglio vedere chi dice il contrario che non hanno meritato il derby. Partiamo i primi 25 minuti uno schifo che mai. Uno schifo che mai. Riusciamo a pareggiare, ho detto dai, un po' di animo, per il secondo tempo ripartiamo carichi, sì. Ringraziate al cielo che abbiamo perso solo 2-1, ringraziate al cielo. Squadra stanca, Lautaro stanco, Thuram non si è visto, a parte un tiro non si è visto. Il primo gol, neanche gli amatori prendono il primo gol. Gli amatori non prendono il primo gol, perché io non ho mai visto uno che va dritto per la sua strada fino alla porta e fa gol così con una facilità del genere. Bisogna anche dire che dopo 6 derby vinti, prima o poi uno lo dovevano vincere. Però così no, così no, così no, così no. Male in difesa, Pavard male, male tutti, Mkhitaryan male, basta, è ora di cambiare, basta. Inzaghi, Mkhitaryan iniziamo a metterlo da parte e facciamo giocare altra gente. Siamo riusciti a far risuscitare i morti, i morti, i morti abbiamo fatto risuscitare i morti. Abbiamo fatto risuscitare i morti abbiamo fatto risuscitare. Porca di quella puttana. Ero così contento dopo Manchester, guarda come mi ha rovinato la domenica. Zio porco, sti qua che non sono buoni di far 3 passaggi, abbiamo perso. Basta, basta, se no mi chiudono il canale.